Ma sì, la forza per reagire c'è, bisogna ovviamente sempre di più lavorare in rete tra comuni e quindi è importante non isolarsi, ma fare progettualità insieme. Quindi io sono fiducioso, quest'anno comunque, pur nella difficoltà, anche l'eliminazione del patto di stabilità per i comuni ha consentito finalmente di sbloccare tante risorse e far avviare nuovi cantieri. E quindi tutto sommato è un anno migliore rispetto a quello dell'anno prima. Certamente la preoccupazione c'è per quanto riguarda la provincia, che eroga comunque ancora oggi dei servizi importanti, e quindi dobbiamo un po' reinventarci noi sindaci per far sì che non ci siano ricadute negative sulle persone, sui cittadini. Però c'è la voglia, l'entusiasmo e la passione di rimboccarsi le maniche. E abbiamo visto la provincia appena fatto la sua relazione Rossi e le difficoltà che ci sono, questo squilibrio, questo disavanzo che se non arrivano questi 8-11 milioni di euro dal governo centrale, dal governo nazionale, non siamo in grado di mantenere quei servizi che d'altra parte sono delegati, sono quelle deleghe principali che come provincia abbiamo. Ci devono trasferire questi denari. La regione sembra che lo stia facendo, lo Stato centrale no. È vero, come ha detto il Presidente, siamo dei martiri, ma quasi, perché buttarci in questa avventura, in questi momenti così difficili, poi i cittadini vengono da noi e soprattutto dai sindaci, perché la prima figura è lì, è quella. Il mio paese è un comune particolare, 20.000 abitanti quasi, ma non è ancora grande come Bergamo, è ancora un comune tutto sommato dove cittadino ti arriva lì nell'ufficio, non c'è niente da fare. E devi dargli una risposta, non sei sempre in grado di dargliela, però lo devi accogliere, ci devi parlare. È un bel impegno, sicuramente. Ma io penso che un forte lavoro di squadra possa portare alla risoluzione dei problemi perché sicuramente è un momento particolare da affrontare in termini economici, ma volendoci possono essere delle razionalizzazioni a poter compiere per risolvere i problemi contingenti, anche quelli futuri.